Amici di Ciocomo, buongiorno, buon pomeriggio. Vi porto a questo momento all'interno del bellissimo Museo della Seta che abbiamo qui a Como, via Castelnuovo. Siamo con la neo eletta presidente Giovanna Baglio. Buonasera Giovanna, Buonasera a tutti, buon buon pomeriggio Giovanna. pomeriggio. C'è il direttore Paolo Aquilini, buongiorno Eccomi, Paolo. buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Dicevo, Museo della Seta che mi ha sempre affascinato. Molti ascoltatori ci hanno chiesto addirittura di poter vedere i bachi da seta. Affido a voi la richiesta e se sarete così cortesi torneremo a farvi vedere anche i bachi. Giovanna. Bravissima. Sicuramente un altro incontro per presentarvi i nostri bacchi è doveroso. Oggi Allora, inauguriamo Giovanna, avete questo. aperto adesso, oggi, finalmente si riparte anche al Museo della Seta? Finalmente riapre dopo un lungo periodo di chiusura e riapriamo con qualche piccola novità. La cosa più importante è quella del tema, che è quello del rifioriamo, perché vogliamo dare un senso all'orrore di Ripartenza, di ripartenza. ripartenza. E questo è il tema, quindi il mood di questa riapertura è legato proprio al fiore. Se ci segui. Prego, Presidente, con piacere. Ovviamente Museo della Seta con tutte le disposizioni di precauzioni, vedete appunto i gel e quant'altro. Buonasera ai nostri amici che ci stanno guardando. Siamo all'interno del museo, proprio qui in via Castelnuovo. E la novità, direi, Presidente, è questa. Intanto, sì, Peccato che non abbiamo la diretta, diciamo, odorosa, non si può la sentire. diretta dei La sensi, diretta dei dei sensi, sensi, brava, perché perché? è questo che è un omaggio che viene lasciato ai nostri visitatori. È un fiore particolare fatto con dei bozzoli. È bellissimo, scusate, guardate, io ve lo voglio far vedere, è un fiore bellissimo, io l'ho apprezzato prima, soprattutto anche un profumo bellissimo, Presidente. Esattamente, il profumo che viene messo su questi fiori di Non lo posso non bozzoli di seta si sentire. chiama seta ed è un'essenza che è stata creata appositamente per il Museo della Seta. E lo distribuite proprio ai visitatori in Esatto, questi. sì, quindi possono portarsi a casa un fiore di seta profumato di seta. Ma è bellissimo. Complimenti per Grazie. l'idea, complimenti, non so chi, Grazie. insomma. È sua, è tutto suo. Allora, la nuova No, una presidente. presidente nuova fiammante che è piena di idee straordinarie. Diverse idee, ma sono sicuramente frutto anche di tantissimo aiuto e fantasia di Paolo e di tutto il team, Quello che perché io volevo sottolineare, e lo facciamo grazie a voi, ripeto, poi magari amici, uno a me, Marco, sì, Angela, te lo porto, va bene. Dicevo, quello che volevo sottolineare è che avete pensato anche per questa ripartenza post-lockdown, insomma, di dare anche una nuova veste, mi dicevate che volevate ogni tot rinnovarvi, sì, direttore. siccome abbiamo deciso che non possiamo fare delle grandi mostre, e allora l'idea che ci è venuta è quella di fare delle piccole mostre a tema, ma che cambiano ogni 15 giorni. E quindi ogni 15 giorni noi presentiamo un soggetto che può essere un dipinto, che può essere un vestito, qualcosa che abbia sempre a che fare con la seta. Abbiamo inaugurato un corner che si chiama Raccontami una storia di seta. E se vuoi ti faccio vedere quello di questa Fammi settimana. vedere una breve anticipazione, sperando che possa tenere anche la connessione, ma credo di sì, mi pare proprio buona e quindi vediamo di vedere. Siamo proprio, ripeto, all'interno di questo Museo della Seta, che abbiamo già fatto vedere un paio di anni fa e devo dire che è un posto veramente sempre affascinante. Queste sono le macchine, Tutte ecco. naturalmente originali, Macchine originali. tutte le macchine raccontano la storia della seta del distretto Comasco, tra l'altro, per cui Perché una storia ovviamente di casa nostra. Como e la seta, il feeling è importantissimo da sempre, ovviamente. Infatti uno dei progetti che stiamo portando avanti è quello di riportare la città di Como, i cittadini, a visitare il museo, perché tantissimi ci conoscono, ma non sono neanche comaschi. È vero. I comaschi a volte secondo me, guarda, direttrice, te lo dico, Presidente, scusa, te lo dico perché in effetti forse bisogna farglielo conoscere davvero di più, Esatto, sì. E perché è un posto di fascino, di storia, di vorremmo, cultura. sì, esatto, vorremmo farlo diventare un luogo di incontro, come dice Paolo, un agorà. Esatto. Eh Un'agora. sì, è una piazza aperta dove tutti quanti possono venire e raccontare la loro storia. Se è legata alla seta, meglio. Molto bene, no, fammi vedere Vieni, Paolo che così. vieni. Vedi che abbiamo messo Sì. le briciole di pollicino per Una terra? briciola di pollicino Queste? per terra, perfetto. Ok, buongiorno Ines, Bruno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Ok, Sta registrando?
Storia di seta, sì, siamo in diretta, buongiorno. Eccolo buongiorno. Wow, tema, buongiorno. Il tema di questo, per la riapertura abbiamo messo un bellissimo vestito degli anni 70. Perfetto. E quello che facciamo con questo vestito degli anni 70 è raccontare una storia di costume con un costume che è la storia degli anni 70. Fantastico. Perché gli anni 70 è la nascita del Flower Power. Ed ecco perché abbiamo aperto il fiore. Mi permetto, certo. Lo faccio vedere perché è veramente bellissimo questo vestito seta con paillette. Sì. È qualcosa di, beh, per una serata di grande eleganza, come certo, potete vedere. Sì. Diciamo che è un vestito significativo. Straordinario, bellissimo. Sì, completamente vestito. Fatto a mano, di seta, ogni paillette ricamata. Questo è made in Como totale, certo, sì. Orgoglio lariano. E dobbiamo soprattutto sottolineare che questo vestito viene dalla collezione di Ostinelli di Seta, perché uno dei grandi meriti del museo è di avere tanti amici e quindi tante persone che fanno dei prestiti meravigliosi come dici. Complimenti allora agli amici di Ostinelli di Seta, bravi. Vergognati, lo dico ad Annalisa, lo dico scherzando, dice non l'ho mai visitato, è un peccato Annalisa, lei è di Lipomo, devi venire. Ah, allora abbiamo una sorpresa se per lei è di Lipomo, sì, vero lei... Giovanna? Perché cosa abbiamo riservato per tutti i cittadini di Como? Ah, sì, certo, sicuramente un ingresso. Vediamo qua, ci spostiamo più verso la luce così. L'ingresso per i cittadini di Como avrà una riduzione di costo e quindi questo proprio per favorire l'ingresso della città. Ah, perfetto, molto bene. Sì, infatti Annalisa è rimasta ammirata da questo straordinario vestito, ma direi anche gli altri. Posto bellissimo, ecco, colpo d'occhio che ti cattura, bravi. Grazie. Devo dire che, ecco. Raccontami una storia, vorremmo bene. Come dire, facilitare tutti i sensi, quindi la vista, l'odorato, l'udito, perché se forse loro non lo sentono, ma c'è una musica di sottofondo. Sì, 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 no, li sono spostati perché sennò poi purtroppo con Facebook è un problema e ovviamente non vorrei che poi ci bloccassero tutto. Ah, certo. Vabbè, queste sono alcune delle meravigliose macchine del museo. Prometto ai nostri gentili telespettatori che ci seguono con affetto e che interagiscono sempre che allora molto presto, certo, nei prossimi giorni, diciamola così, verremo qui al museo e vi faremo vedere i bacchi e faremo la colazione con i bacchi. La buttiamo lì. Io prometto a tutti un risveglio o di sabato o di domenica, perché no, con i bacchi da seta al museo. Una promessa, direttore. Promessa. Nel frattempo, Presidente, portate i bambini, perché abbiamo un sacco di animazioni e di attività organizzate per i bambini. Ecco, anche Assunta ha detto bellissimo questo vestito. Devo dire che ha colpito molto questo vestito ai nostri ascoltatori. Buon pomeriggio. Ne avremo altri prossimamente. Bellissimo, dice anche il nostro amico Paolo, questo museo. L'avevo visto quando ero piccolo, quindi adesso magari è un po' cresciuto. Paolo, e allora ti invito, è l'occasione per tornare, perché vedete c'è davvero tanto storia, tradizione, ripeto, cultura, macchine e tutto quello che è legato al mondo della seta. Bene, ci avviciniamo all'uscita. Ringrazio la neopresidente Giovanna e il direttore Paolo che ci hanno portato quest'oggi, ripeto, primo giorno di apertura qui al museo, quindi è una giornata tutto sommato anche di emozione. Una vera inaugurazione. Un po' di emozione, presidente. Sì. Sì. Non la nascondo. Perfetto. Sono molto onorata e emozionata. Onorata e emozionata, tu invece sei ormai un veterano esperto, no, io tu sono... te la cavi sempre. Ci provo sempre. E complimenti ancora anche per questa bellissima idea che avete avuto. Va bene, quindi se venite al museo, questo bellissimo fiore seta sarà vostro, con un profumo delizioso. Che bello, abbandonatemi lì. Vieni qui Angela, ti abbandoniamo, ti lasciamo qua. Posto che merita davvero la visita. Abbiamo detto i prezzi, diciamo agevolati quindi per i comaschi? Sì, per i comaschi possono entrare con un'agevolazione e il biglietto solo per loro costerà 7 euro. Perfetto. Buon lavoro, grazie. A presto Presidente. Grazie. Aspettiamo grazie. Tutti. Grazie. Grazie Paolo, buongiorno a tutti. Ciao. Dove si trova Paolo? Si trova in via Castelnuovo a Como, vicino al setificio, attaccato sì. al setificio. Abbiamo detto tutto, grazie da Museo della Seta.